sfilate, presentazioni, vetrine scenografiche, le strade milanesi si animano e abiti, borse, scarpe, accessori attraggono buyers, giornalisti, fashion blogger e appassionati della moda italiana. Bellissima, inquietante, provocatoria. Così Antonio Marras la definisce. Lei è l'artista ribelle, scandalosa, l'autrice delle opere scomode, incomprensibili, oscene. Tante mostre, una repressa, una propria ad Alghero, in Sardegna. Il lavoro nasce da un incontro straordinario che ho fatto 8 anni fa con un'artista che è la nostra bourgeois in Italia, si chiama Carol Rama. Carol oggi ha 96 anni e mi è sembrato così doveroso così omaggiarla e ricordarla in questo momento. Quello di diventare anziana è anche meraviglioso. Se devo fare un disegno faccio sempre una donna con la lingua fuori, in situazione di Eros, perché questo mi ha sempre affascinata e poi mi ha anche molto rallegrata. Gli uomini mi chiedevano magari un bacio, poi mi chiedevano un disegnino. E ho iniziato a lavorare sugli elementi che sono tipici dei suoi disegni, li ho in qualche modo reinterpretati, rincollati, riassemblati, ho ricreato dei nuovi collage per fare delle stampe che in qualche modo scandiscono la collezione. Catturato completamente dalla follia di Carolina, Marras si getta nel sogno e tinge i suoi abiti dei colori del mattino e del tramonto. L'arancione caldo, nitido, diretto, il turchese del cielo o del mare, quello trasparente della sua terra. Collezione che ha una sorta di dicotomia, quasi divisa in due parti, una parte molto colorata con fiori, righe, colori un po' insoliti per me, che però appunto avevo voglia di sperimentare, e stampe che invece sono il mio pane quotidiano, e poi tutta una parte che invece si chiama appunto laboratorio, perché è fatta interamente da noi in Sardegna con quelle donne che io martirizzo un po', ma che riescono poi invece a creare delle cose straordinarie, che sono quasi capi couture, quasi capi unici. Creazioni sicuramente artistiche, ma anche una scenografia molto particolare. Che cosa voleva significare? Una moda dinamica? Ma intanto io sono uno, come dire, prestato agli stracci, quindi ho delle grandi passioni come il cinema, il teatro, insomma l'arte appunto, e quindi la sfilata diventa secondo me un momento in cui tutte queste mie passioni si concretizzano, e la scenografia per me è molto importante perché in qualche modo conduce, guida, accompagna lo spettatore in questo mondo, in questo universo. Era quasi come se fosse una sorta di carillon, perché le ragazze uscivano in una maniera, entravano in questo ingranaggio e poi uscivano altro. Ecco, questo mi piaceva raccontare, questa donna che cambia. La musa ispiratrice è sempre lei, Carol Rama, e la sua scompostezza, i suoi codici di rottura, le immagini surreali, la caotica trasparenza, tra poi e camere d'aria, trame sospese sul filo dei contrasti. Con questa creatività degli abiti fantasiosa e molto colorata, gli accessori o cos'è? Molto semplice la pettinatura, il make-up? Esattamente, in realtà l'accessorio, il make-up era molto semplice, era solo, come dire, sottolineato da 3 paillettes che riprendevano appunto il pois, che era una delle ossessioni di Carol e anche la mia. Il make-up l'ha creato Tom Pechot, invece le acconciature sono di James Spacey e sono delle acconciature, sembrava quasi che le ragazze avessero tirato via i bigudini da poco. Ecco, mi piaceva questo cotè folle, questo lato veramente bizzarro, questo modo di, come dire, di essere assolutamente vestita elegante ma con degli elementi che disturbavano, così come i gioielli che erano fatti da Monica Castiglione espressamente per questa collezione, che in realtà avevano quasi una nota stonante nel tutto, ma mi piaceva appunto fare delle cose che stridessero. We'll be right back.
oro, bronzo, ricami déco e la principessa delle favole debutta in passerella. Betta interpreta il sogno delle donne, si cala nel passato, esprime le emozioni raccolte nella sua storia e in quella delle sue clienti. Elisabetta, tanti anni che sei nella moda, ma qual è la tua storia? Beh, la mia storia è di una grande passione dall'età proprio dell'adolescenza. Ero ancora una bambina e mi piaceva vestire le bambole e da lì è partito il mio sogno. L'ho realizzato, beh, è stata una strada tortuosa e in salita, quindi questo è un processo di un lungo sacrificio e di tanta passione che ho portato avanti senza mai arrendermi. Un momento particolare di questo percorso? Beh, tantissimi momenti particolari, tantissime difficoltà, la moda non è un gioco, per arrivare ed esserci bisogna impegnarsi, non è tutto oro quello che luccica. Così umana, così vera, ma anche caparbia e combattiva. Cavalca il tempo e affida a stemmi nobiliari il prezioso ricordo di epoche lontane per immergersi con nobile eleganza nella realtà metropolitana. Questa collezione, noi creativi siamo un po' pazzi, credo che tutti i creativi lo siano. Mi sono innamorata di una grata e di un cancello e da lì ho iniziato a immaginare la mia donna di chi ci poteva essere dietro a quel cancello e da lì è nata la mia principessa. Qual è il punto del corpo che secondo te bisogna enfatizzare per valorizzare la silhouette femminile? Il punto vita, senza ombra di dubbio. L'acconciatura a questo punto è importante quasi quanto l'abito. Cosa stai creando? Stiamo creando dei volumi molto, molto naturali, un pochino alzati sopra. Piccolo riferimento agli anni 60, però con una treccia molto naturale, molto sfatta, perché il look è un po' principessa. È una treccia spiga che è diversa dalla treccia classica e poi viene comunque sfatta poi. Per creare un disordine? Assolutamente sì, il disordine è benvenuto. I colori sono molto naturali, seguono il sole praticamente, vengono delle schiariture tono su tono, ma sempre molto naturale. Stiamo realizzando un make-up che deve rappresentare un po' la nobiltà che c'è in tutte le donne, per cui quello che vogliamo esprimere oggi è una moderna principessa che comunque è legata a quello che è la tradizione e anche appunto all'eleganza proprio innata nella donna italiana e fortunatamente non solo in quella italiana e la trasferisce in qualcosa di proprio sontuoso, elegante e soprattutto sofisticato ma non ostentato e abbiamo giocato con i colori oro proprio per così anche in un momento storico che non è dei migliori vogliamo invece cantare questa voglia di ricchezza e soprattutto di beltà d'animo soprattutto è quello che è la cosa più importante poi. Parte da Viareggio, viaggia in tutto il mondo. Passa dalla ricerca al disegno sartoriale. Massimo Rebecchi punta sul denim e sposa il look cosmopolita. Una creatività fatta di sintonie cromatiche e seduttive asimmetrie. Il mood di questa collezione è l'arte. Diversi tipi di stampe che portano a delle palette anche sbagliate in maniera voluta. Quindi contrasti proprio fra di loro che è come se prendere diversi quadri e mischiarli. Quadri di un periodo che con influenza pop art, con una parte legata minimamente al 70, tutta questa parte di tela denim che è stata proprio importantissima negli anni 70 e diversi tipi proprio anche di materiali in contrasti, rete però fatta di stuoia naturale, quindi una serie di cose importanti. Il progetto retail è la formula di successo degli anni 90, sfilata a Tokyo, monomarca in Russia e poi la conquista dell'estremo oriente. Quanto ti influenza il fatto che ci orientiamo ormai verso un mercato internazionale? Fondamentale, fondamentale. Oggi dobbiamo pensare che siamo veramente un mondo globale e l'Italia deve portare avanti il progetto Made in Italy.
e quindi tutto quello che è possibile fare, farlo. Tu verso quali paesi in particolare ti rivolgi? Ma noi, i mercati russi e tutti i nuovi mercati, Cina, così, sono i miglior mercati in questo momento qui, penso per tanti altri, non solo per noi. Dondolante, leggera, quasi sospesa, è questa la camminata più femminile? Passo grintoso o morbido che sia, la vera sfida è stare in equilibrio. Ma se la scarpa vecchia vince in comodità, il podio della moda, orpelli o meno, spetta sempre all'ultimo tacco. Nenella ne conosce la storia, come racconta in un suo libro, e mette in forma la sua fantasia, pensando alla musica e ai materiali. In questa collezione abbiamo pelli traforate, tomaglie, tessute completamente al telaio, fibbie ricoperte per creare un genere, un pochino, un aspetto più soft, righe che attraversano la pelle, ecco, queste nervature. Quindi è un frutto di grande ricerca e anche di strutture, non so, dai fondi di gomma, al tacco fatto a mano, appunto artigianale, fatto a mano, piegato a mano, questo tacco di acciaio unito a questa scarpa che sembra sportile per dare un effetto techno chic. Nenella, Vic Matea è un prodotto artigianale? Ebbene sì, direi artigianale perché è fatto veramente con le nostre sapienti mani, dei nostri collaboratori, delle persone che, ecco, sono sul pezzo, direi proprio, di questo Made in Italy che per noi è importantissimo. Dice: la bellezza salverà il mondo. Io dico sì, la salverà con il nostro anche Made in Italy, salverà l'Italia, se ci crediamo fino in fondo e lottiamo da bravi eroi, perché bisogna essere eroi per fare, ecco, questo Made in Italy. Con orgoglio dico che da sempre Vic Matea ha pensato al mondo, non alla nostra Italia. Si fa in Italia ma si pensa a 360 gradi, perché oggi bisogna vendere al mondo, alle persone che sanno apprezzare questo nostro savoir-faire. E immaginare il futuro. A immaginare il futuro. Potesse nuotare con le scarpe, sceglierebbe certamente uno stiletto. Forte del suo fisico statuario, la nostra prima stile liberista è pronta a conquistare vette altissime, gareggiando anche con i suoi look. Federica, ci rappresenti nello sport come campionessa italiana e ci rappresenti anche nella moda? Beh, per quanto riguarda lo sport, sì, spero comunque ogni volta che scendo in acqua di regalarmi grandissime emozioni. Per quanto riguarda la moda, mi piace, l'amo molto, amo soprattutto moltissimo le scarpe, e indossare un Made in Italy è sicuramente una cosa importantissima. Quali sono le tue preferenze, il tuo stile, diciamo? Beh, il mio stile è uno stile abbastanza rock, poi sono anche una persona molto camaleontica perché, essendo lunatica, dipende da come mi sveglio la mattina, quindi diciamo che comunque è abbastanza sprint, ecco, sì. Più la comodità o più l'eleganza? No, più l'eleganza.